Benvenuti in un nuovo video. Da come detto al titolo, oggi faremo un altro video assaggi. Io li amo questi video assaggi, così io vi do anche la mia recensione. Così state per fare un ordine sul supplement, sapete pure cosa prendere e cosa non prendere. Allora, oggi infatti andremo a provare il Treo, tra cui due grandi e uno piccolino. Vabbè, parliamo più avanti. Che sono i biscotti del marchio Lenny & Loris, sono i biscottoni proteici che io li amo, cioè sono buonissimi, li dovete prendere. Li trovate a Bosol Supreme, sapete che avete il mio codice sconto che è Giulia010, trovate anche tantissimi altri gusti, ma noi tutti gli altri gusti già li abbiamo assaggiati. Non so da dove iniziare, io inizierei proprio dal biscotto classico ed è chocolate chip, quindi con le gocce di cioccolato. Ovviamente vi lascio i valori nutrizionali. Questo qui è un biscotto da 113 grammi, ma ovviamente non ve lo mangiate mai tutto perché è un bel biscottone. Mamma mia, come profuma! È tutto rotto, però ve lo voglio far vedere. È enorme. Cioè, guardate quanto è grande! È proprio un cookies. Adoro. Ci sono proprio le gocce di cioccolato, poi morbidezza, guardate qua. Sembra proprio un biscotto al burro. Questo è inzuppato nel latte caldo e la fine del mondo. Ho fatto un macello come sempre. Io ve li straconsiglio questi biscotti perché, da come avete potuto vedere, sono morbidissimi. Buono, buono, buono. I voti li diamo alla fine perché io non so che voto dargli, sincera. È sempre complicato sui prodotti buoni, il cibo buono, dare un voto subito, quindi alla fine facciamo la classifica. Gli diamo anche un voto. Adesso andiamo a provare questo qui che è gocce di cioccolato e peanut butter. Questo qui, da come potete vedere, è 57 grammi. Io sinceramente, tra la versione grande, preferisco la piccolina. Che voi ve la mangiate e finite. Invece quello no. Te lo mangi metà una volta, te lo mangi metà un'altra volta, poi prendi una bustina e richiudilo perché comunque io prima li chiudevo con lo scotch, ma si sfumano. Poi anche come me che provo tante cose. Quindi per comunque smaltirle tutte le altre cose aperte, allora per me è un po' più complicato, per questo è nata la mangio per 12 ore solo barrette proteiche, anche così da smaltire e non avere tante barrette aperte per questo motivo. Quindi per me questo qui è super, super comodo perché uno prende, se lo mangia là per là ed è finito. Invece quello lì, visto che è molto grande, è un po' più complicato, però è buono lo stesso. Quindi questo qui è da 57 grammi. Penso che poi li inizieranno a fare un po' tutti quanti così, oh. No, vabbè, raga. Piango, è bellissimo. Guardate qui. Super cicciottone poi. Guardate quanto è morbido. Cioè, raga, la morbidezza di questi biscotti. Cioè, guardate qua. Assaggiamo. Raga, è buonissimo. Ma proprio, cioè, è super morbido. Questo ne vale proprio la pena. Buonissimo.
Sinceramente, il gusto di peanut butter, cioè burro d'arachidi, non si sente proprio forte, forte, cioè non prevale tanto, però si amalgama bene con il biscotto, con le gocce di cioccolato. Devo dire la verità, molto molto buono. No, che voto gli diamo? Vabbè, nel frattempo bevo un attimo, perché comunque sono anche due gusti abbastanza simili, e andiamo con l'ultimo gusto. Allora, raga, su questo qui ho double chocolate. Ho grandi aspettative, veramente. Vediamo un po'. Che bello, non si è rotto. Ma no, ragazzi, cioè, ragazzi, sono bellissimi. Cioè, sono meravigliosi. Mamma, la morbidezza. Ok, però aspettate che posso. Assaggiamo. Raga, è buonissimo. Sembra, lo sapete che sembra? Una base sotto di una torta al cioccolato. Ve lo giuro. Buono. Merita veramente, raga. Ritornando a noi, a parte che c'era anche un altro gusto di biscotti, ma non sono riuscita a prenderlo perché non è mai disponibile. Allora, vado per quello proprio più particolare e più buono per me. Primo posto metto Double Chocolate, secondo posto Peanut Butter e cioccolato. E terzo posto, perché è quello lì un po' più scontato, ho messo il classico biscotto con le gocce di cioccolato. Si stava suicidando. Quindi, ragazzi, sinceramente io, sapete che io li amo questi biscotti insieme a quelli lì della Nato, troppo troppo buoni. E quindi niente, ragazzi, spero che questo mini video, ma succulente, vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!